città di Rossi Piccolo per l'ottima ospitalità sempre dimostrata e ripetitamente data a noi dell'Unione Italiana, e dunque lo dico assolutamente con sincera gratitudine, non solo perché è una questione che si apre mentre si fanno questi tipi di incontri. Poi d'altra parte veramente ringrazio anche il dottor Baroni per essere stato un po' da tramite, è stato diciamo un po' un caso felice che si sia arrivati a questa riunione, perché ci siamo incontrati quella volta in realtà la comunità, la città, il dottor Baroni per un progetto che spero avremo modo di realizzare nel 24, tra il 24 e il 25, ed è nata poi questa idea di fare questo incontro. Allora, per l'Unione Italiana questo incontro è importante per sostanzialmente due punti di vista. Primo è quello che l'Unione Italiana veramente cerca sempre di fare da ponte, di essere da tramite tra le realtà del nostro territorio di insediamento storico, dunque Croazia, Slovenia, in primis ovviamente Quarnero e Istria, e poi ovviamente tutti i comuni, tutte le città, tutte le regioni italiane della nostra nazione madre, a cui noi facciamo riferimento in tutto quello che facciamo. Dunque da questo punto di vista veramente sono entusiasta di questo incontro. Ho avuto modo di toccare, come si dice, con mano stamattina anche le riflessioni che sono state fatte proprio sul posto, già ragionando su quelle che potrebbero essere possibili soluzioni al problema che è l'Ossino, ma che hanno anche tante altre città. Anna lei conosce molto bene anche Fiume, sa che anche noi parliamo di questi problemi. E l'altro aspetto molto importante per noi è che l'Unione Italiana, come sa bene la comunità e la città, è proprietaria del palazzetto che abbiamo visitato stamattina. Abbiamo avuto tantissimi problemi nel corso degli anni con l'infiltrazione d'acqua, e oggi con gli ingegneri abbiamo già ipotizzato delle soluzioni, perché è un problema che c'è e che si ripeterà. Purtroppo la situazione sicuramente non andrà migliorando, anzi potrebbe molto probabilmente peggiorerà. E dunque ecco, veramente sono felicissimo di essere qui oggi con voi, perché reputo che queste collaborazioni sono essenziali per lo sviluppo in tutti i sensi della nostra macro regione. Stavamo parlando anche stamattina che in realtà la regione del Quarnero e dell'Istria hanno tanti punti in comune con il Veneto e tutte in pratica le regioni italiane dell'Adriatico, e c'è stato nel corso della storia sempre questo scambio, e non deve fermarsi in particolar modo in questo periodo che è molto propenso e molto positivo in questo contesto. Siamo entrati in Europa, siamo entrati in Schengen, abbiamo la moneta comune, dunque nulla ci separa, dobbiamo solo trovare quello che ci unisce e continuare su questa strada per creare anche benessere in tutti i campi, e culturale ovviamente, e scolastico e quello che vogliamo, però in realtà è molto importante anche l'aspetto economico per tutta una serie di motivi, ma in primis quello per mantenere i nostri giovani. Lo sappiamo che non è un problema solo che tocca le isole, tocca tutta la Croazia, tocca anche l'Italia, in realtà che c'è questo in pratica questo esodo dei cervelli, chiamiamolo così, è sicuramente creando delle condizioni proficue, economiche, imprenditoriali, sicuramente si creerà anche un clima positivo per i nostri giovani. L'Unione qui sarà da tramite per tutto quello che potrà, e assolutamente ringrazio nuovamente per l'ospitalità e mi complimento per l'iniziativa, e ringrazio per la vostra presenza che sicuramente porterà frutti concreti anche abbastanza presto, almeno per